La Procura federale indaga sugli accordi tra l'Arezzo e il procuratore di Basit, Leonardo Giusti. L'alta provvigione, che sarebbe prevista da una scrittura tra le parti circa il 50% dell'eventuale vendita del giocatore, ha messo in guardia la Procura, che lunedì scorso negli uffici aretini della FIGC ha ascoltato il presidente La Cava e Massimo Anselmi. Quest'ultimo avrebbe ribadito la sua contrarietà a quel tipo di accordo espressa a più riprese negli ultimi mesi e forse tra le cause dei dissidi interni. Un ex componente dell'ufficio indagini FIGC da noi sentito ci spiega: non conosco le carte, ma credo comunque che l'Arezzo rischia al massimo una multa e la squalifica dei dirigenti coinvolti. Mi sembra strano che la Procura federale si sia mossa per un episodio del genere, quando nel calcio di operazioni anomale ben più rilevanti ce ne sono tantissime. L'agente di Basit, Leonardo Giusti, raggiunto al telefono, nega l'esistenza di un accordo del genere con l'Arezzo. Io non sono a conoscenza di questi contratti del 50% del giocatore, non sono per niente a conoscenza. Cioè non esistono praticamente? Non esistono, sono tutte chiacchiere da bar. Vedo il mio nome associato a questa cosa che mi fa sorridere, come mi ha fatto sorridere altre vicende che sono stato scagionato in maniera estranea dei fatti. Lei è stato sentito o sarà sentito dalla Procura federale? Io non so niente. Il presidente La Cava tranquillizza la piazza, la società non rischia niente. Mi sento di dire che assolutamente parliamo nel senso di Iani, perché poi purtroppo Basit non fu venduto come ben sappiamo. Però dico la cosa che prima voglio tranquillizzare, perché l'avvocato Chiacchio, fortunatamente abbiamo tra gli avvocati più bravi sul diritto sportivo che possono esistere in Italia, assolutamente l'Arezzo non c'entra niente, non ha penalità, nessun genere di problemi. E veramente parliamo del sesso degli anni, perché come ho detto la cosa non si fece. Però la cosa a parere mio più grave è che tutto questo doveva essere segretato, e quindi infatti io non faccio nessuna dichiarazione, come mi è stato detto dagli ispettori della Procura, quindi assolutamente non parlo di nulla, però segretato non tanto, perché dopo si è saputo. Quindi ecco, io vorrei capire, ma c'è qualcuno che vuole mettere veramente voci nei confronti di Arezzo? Perché se era segretato, io e Massimo non l'abbiamo detto, e quindi chi l'ha detto? Non c'entra assolutamente l'Arezzo Calcio, come ho detto, come mi ha detto anche l'avvocato, parliamo di una cosa che non è avvenuta, perché Basit poi è rimasto con noi, quindi mi tranquillizzo al 100%. Però è chiaro, mi dà fastidio che escono delle voci quando ancora c'è una aperta questa indagine. Sicuramente l'archivieranno, però poi escono sui giornali Basit, e quindi non è una cosa a parere mio molto bella e professionale.